Tornano gli appuntamenti con Art 1307. Ieri sera a Villa di Donato a Napoli il vernissage Meta Illusioni. 5 artisti da 5 nazioni per una carrellata sulla fotografia contemporanea che ha per minimo comun denominatore la riproduzione della realtà in chiave surrealista e metafisica. Il surreale, il verso deformato della realtà, l'invenzione di uno scenario inesistente o esistente sotto forme differenti, entrano in un gioco per soggettivizzare un messaggio. Un neosurrealismo, una metafotografia in cui il concetto, l'idea diventano l'unico supporto e il fine stesso dello scatto fotografico. Si opera attraverso il visual hybrids, cioè attraverso gli ibridi visivi che comportano trasformazioni, distorsioni e duplicazioni della realtà per aderire ad una percezione nuova di una realtà diversa, una fotografia percettiva che offre una nuova e inesplorata visione delle cose del mondo. Una riflessione sullo spazio e sulle modificazioni, ma anche sulla modificazione dei tempi o degli oggetti o della percezione degli stessi. Tutto si pernea di sottili ambiguità e trasmutazioni. Così Cinzia Penna, curatrice della mostra, ai nostri microfoni. Sì, è la prima mostra fotografica di Art 1307. In realtà ho impiegato circa 7 anni nella scelta sia dell'opportunità di esprimerci con la fotografia, sia dei singoli artisti. In realtà ero abbastanza coinvolta, sono sempre stata coinvolta dalla fotografia, perché quando ero ragazza ne ho fatta parecchia anche a livello un po' professionale. Quindi a questo punto ho deciso di puntare su artisti che fossero totalmente diversi dalla fotografia rappresentativa della realtà. È venuto fuori questo Meta Illusioni perché si tratta di una sorta di metafotografia, nel senso di una fotografia che gioca moltissimo sulla percezione della visione tra realtà ed irrealtà. In realtà, quando si vedono e si guardano queste opere, tutte in pratica di tutti i 5 artisti presenti, non si riesce bene a capire cosa si sta guardando in quel momento, se un disegno, una fotografia, un'immagine, una pittura. E questi artisti usano la macchina fotografica esattamente come gli artisti usano il pennello, creando una fotografia che è fondamentalmente concettuale e che gioca appunto tra realtà e irrealtà un ruolo determinante.